Il Venezuela è davvero a rischio invasione straniera? A Caracas devono pensare di sì, altrimenti non si spiega il perché due bombardieri strategici, un cargo e un velivolo a lungo raggio abbiano volato dalla Russia all'aeroporto internazionale di Maiquetía. I militari russi sono stati accolti dalla Guardia d'Onore dell'aviazione venezuelana. Il governo ha parlato per bocca del ministro della difesa, Vladimir Padrino López, altisonanti come sempre le dichiarazioni. Ci prepariamo a difendere il Venezuela se è necessario e lo faremo con i nostri amici che difendono i rapporti di rispetto fra gli stati. A Washington il gesto è stato visto come una chiara provocazione. A parlare per gli americani è stato il segretario di Stato Mike Pompeo. Anche l'opposizione venezuelana ha criticato il gesto, che considera un'ennesima prova di forza del presidente Nicolás Maduro dopo le elezioni comunali del 9 dicembre scorso, che hanno visto il chavismo imporsi con il 92% dei candidati, anche se, va detto, alle consultazioni non hanno partecipato candidati di opposizione e l'astensione popolare ha superato il 73%.